parola a Malavuti di Reggio Emilia. Certamente che la situazione è difficile e stiamo vivendo questo momento. Il primo bisogno che sento è che questa organizzazione che si interessa di problematiche sulla casa e sul territorio deve interessarsi anche dei servizi legati alla casa e al territorio, dove prende atto attraverso le relazioni, si legge anche questo giustamente, che la liberalizzazione del mercato dei servizi, parliamo dell'energia in modo particolare, è fallita, al punto tale che ha portato il Presidente del Consiglio dei Ministri a dare ragione a quella che è l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è la pessima autorità che esiste in questo Paese, dove non rispetta nessuna legge, e questo è un fatto grave, di togliere tutti quelli che sono i servizi di maggior tutela. Voi sapete che c'è due mercati, il mercato dell'energia che ha il mercato libero, che ci sono i prezzi maggiori, ma c'è anche il mercato del servizio di maggior tutela. Quello di maggior tutela era già programmato per quest'anno, per l'estate, quando la gente va in vacanza, è sempre stato un classico per tutti i governi, l'hanno rinviato, bontà del capitano della nave, cioè il signor Mr. Bean, l'ha rinviato al 2018, ma il gas entra in vigore il libero mercato, scompare quelle che sono le maggiori tutele. Voi capite che è un dramma di milioni di famiglie e di abitanti, cioè la situazione peggiorerà fortemente nei prossimi mesi. Intendiamo cioè avere una nostra sensibilità anche su questo. Io credo che sia fondamentale a cominciare a manifestare queste preoccupazioni, a denunciare questo stato di cose, anche per una semplice ragione, che non esiste più assolutamente una cultura sindacale dopo quello che abbiamo visto nel nostro paese. Intanto ci ha pensato Mr. Bean in un concetto sostanzialmente politicamente autoritario e devastante ad eliminare l'articolo 18, ma non è tanto la questione dell'articolo 18. Domenica scorsa avevo a casa mia una giovane e preparata, laureata in giurisprudenza, poi si è data una specializzazione nel campo dell'economia, preparata in questo settore. Io dimmi un po' cosa ne pensi di questo Jean Bach, non è capito, è una frase dialettale reggiana. Va detto un gran fallimento, qua basta fare delle assunzioni a tempo indeterminato, uno si porta a casa i 24 milioni e poi dopo magari chiude l'azienda fra qualche anno, è un disastro, non c'è niente di nuovo. Mi parlo di una realtà territoriale che è quella dell'Emilia Romagna, cioè noi assisteremo molto presto a delle situazioni devastanti sia sul campo, guardate anche nel campo dell'ultimo modello 730, quest'ultimo che ha messo, che ha mandato fuori. Voglio dire, siamo in una situazione disastrosa. Che fare? Io credo che sia fallito un po' tutto il processo di liberalizzazione, anche per la buona pace di Bersani. La legge di liberalizzazione sul mercato che riguarda le telecomunicazioni è totalmente fallita, per una semplice ragione. Ho scritto un articolo su una rivista specializzata nostra e il titolo è quello. La ragione è che nella legge voi non trovate un provvedimento sanzionatorio contro queste aziende che vendono le telecomunicazioni, che riguardi una sanzione nei loro confronti. No, il cittadino si deve tutelare, per tutelarsi deve andare in una sede istituzionale, che c'è in ogni regione, si chiama Corco.
Quindi il cittadino oggi non ha più le tutele, non le ha più sul piano sindacale. C'è un'aggressione nei confronti del cittadino in quanto persona. Sono le leggi che sono in quanto tale messe tutte in discussione. I provvedimenti di Mr. Bean vanno in questa direzione. Ormai non si capisce chi è che fa politica in questo paese e chi lavora contro la politica. Cioè, voglio dire, si assiste a tutto. È una cosa impietosa. Che fare allora su tutta la politica dei servizi? Noi abbiamo in Emilia Romagna due grosse aziende. Una si chiama ERA e si vanta di avere... Guardate, l'assurdo è questo: hanno fatto una delibera che riguarda la GCOM, la predisposta alla GCOM, che fa, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che fa tutti gli anni un bando possono accedere oltre 100 aziende che sono iscritte nel mercato libero che vendono i servizi energetici, e ha vinto questo bando. La società ERA è una multi-utility, quelle società pubbliche dove sono andate tutti in borsa, è una multi-utility che ha un mercato notevole sia al sud che al nord e quant'altro. E quindi questo mercato, cioè, viene dato, in questo caso ha vinto il bando, alla multi-utility ERA, viene dato il compito di andare a sanzionare tutti, la massa di cittadini che sono morosi nei confronti dei pagamenti di servizi energetici, luce e gas. È stato dato questo incarico, è una roba molto breve. Allora, tu hai un debito verso Pinco, verso Pallino, perché lo può avere anche verso Malaguti, se Malaguti è una grande società di servizi, vendi il gas, chi non ti ha pagato Malaguti? 500.000 famiglie sono questi, e allora dici, bene, vanno a chiedere i soldi a quelle che non hanno pagato, se no gli tolgono la luce o gli tolgono il gas. È un meccanismo infernale che costringerà della gente che crede a pagare con delle difficoltà, che creerà delle situazioni impossibili. Per non parlare poi del sistema di oggi della tutela degli anziani, dove c'è una legge dello Stato che è una favola. Mancano i decreti attuativi, questo è un difetto di Prodi. In quegli anni in cui ha governato non sono mai stati fatti decreti attuativi, però la legge c'è e quindi non viene applicata, perché sono gli enti locali che devono intervenire, la regione. Siamo in una situazione disastrosa. Sapete cosa ha perso una persona come me? Ha perso fiducia e stima in quelle che erano una volta le istituzioni, erano delle garanzie. Io so solo che ho avuto modo di fare una causa contro l'INPS, l'ho vinta, perché dopo 20 anni l'INPS chiedeva, voi capite che c'è la prescrizione, è una cosa utilissima, dopo 20 anni, la prescrizione è dopo 10 anni, chiedeva i soldi a una ex lavoratrice, era autonoma, non ha pagato forse certe spese, le ha pretese dopo 20 anni, sono andato sulla stampa a criticare i sindacati confederali che fanno parte dell'INPS, ma a criticare anche l'INPS, quelle certezze che una volta l'avevamo pagando l'Enel, che adesso non c'è più, quelle certezze che ne avevamo pagando contributi della pensione, fregano dappertutto, fregano i comuni, non rispettano le leggi comuni, è un disastro, c'è un terreno di lavoro che è notevole, perché qua c'è da criticare ogni giorno, ma c'è da dare certo delle tutele, dare tutele non è sempre semplice, non è sempre facile, tuttavia noi dobbiamo mettersi anche in questo campo. Dobbiamo cercare di fare i sindacalisti con una cultura moderna. Voglio finire dicendovi alcune cose di questo tipo. Guardate, io penso che questo governo abbia una testa bicefala, oggi ormai ce l'hanno tutti. Una volta la testa era una sola, alle quali noi davamo la nostra fede, quasi incondizionata. Avevamo delle istituzioni, avevamo delle amministrazioni comunali, avevamo una realtà totalmente diversa. Qua il soggetto che è entrato in campo ha questa testa bicefala, la vedo così, la leggo così, e cioè quella della propaganda esaltatrice, innovativa, incarnata appunto da lui, l'uomo, il personaggio, il Mr. Bean italiano, non inglese, l'attore, che è un'altra cosa, che ha una sua serietà, che è talmente capace di far ridere tanti cittadini in un'epoca di crisi totale come questa. Ebbene, Mr. Bean mi ha sempre fatto ridere. Io non riesco a capire la serietà del personaggio e non vado in crisi, ma devo dire che oltre a questa testa esaltante
l'Expo che viene inaugurato il 1° maggio, ancora tutto un cantiere aperto, un disastro. Ma c'è un altro aspetto, lui di queste teste ne ha una che è amorfa, atrofizzata, voi capite, quella dei grandi imperi, no? Voglio dire, in Russia, da altre parti, una testa di aquila che guardava a sinistra e un'altra che guardava a destra. Allora, quella che guarda non è più la sinistra, intendiamoci, poi bisogna intendersi cosa si intende per sinistra. E quella che invece guarda dall'altra parte dell'aquila è una testa amorfa, atrofizzata, inutile, anzi dannosa per la società, per il suo futuro. Siamo cioè in un mondo veramente difficile da gestire, però è un passaggio, un trapasso che noi lo dobbiamo fare, perché non può andare avanti così e certamente per tanto tempo. È un mio pensiero, cioè quello di dire che noi dobbiamo superare questa fase, indubbiamente, cercando di rafforzare un pezzo piccolo del movimento sindacale, che è un pezzo puro, perché alla fine c'è una sincerità in noi, c'è una volontà, c'è un bisogno di capire lo stato che attraversiamo per superarlo. Ecco, anche questo fa parte dei grandi temi in discussione, perché se parliamo di casa non possiamo non parlare di queste cose, di quello. Poi pensate poi a tutto il campo dei servizi necessari per quanto riguarda tutte le aziende, dei servizi dei trasporti, da chi vende il gas, la luce, l'acqua, c'è un disastro. Qua si fanno delle leggi monche di loro pezzi che vanno colmate. Cioè oggi fare cultura sindacale è difficile. Io ho uno scontro in atto con queste aziende di era, di ire, vi posso chiudere in questi termini, non fanno nulla per risolvere i problemi dei cittadini. Ci sono dei contenziosi che non si può pensare di portare delle masse davanti al giudice di pace. Voglio dire, vanno trattati sul piano sindacale. Manca una dialettica sindacale, una volontà, una disponibilità a superare questa fase, alla faccia dei cittadini onesti, di quelli che oggi pensano e vogliono cambiare questa società, però viviamo in una realtà che è veramente preoccupante, pericolosa e che tutti ci auguriamo di cambiare, ma che dobbiamo lottare per cambiare, non c'è dubbio. Insomma, il mio sentimento è questo, ho cercato di dire qualcosa, di inserire il nostro contesto in una battaglia più generale che oggi c'è. Bene, io concordo con Paolo Cangemi, devo solo lamentarmi per la struttura per quanto riguarda il servizio a tavolo. Io in genere sono sempre stato uno che fa le sue lamentele, e lo dico qua tra di noi, lui ha fatto anche troppo, su questo non c'è dubbio, e lo apprezzo. Il problema è che il 5 per 1000 lui ha fatto benissimo. Questa è una strada per finanziare l'associazione, ci arriviamo in ritardo, molto in ritardo, l'ho fatta anch'io a Reggio, ma bisogna farla, perché questa è comunque una garanzia. Già lo stato in ritardo per tanti soldi, già in ritardo per tante altre cose, ma dobbiamo portare a casa questo sacrosanto diritto che la legge ancora ci può riconoscere e ci può dare, insomma, ecco, è fondamentale.